Siamo qui nel comune di Sparone. Quanti abitanti fa Sparone? A 1000 qualcosa. Ma vedo sembra più grande come estensione. Cioè vedo, a parte voi che qui avete una certa età come me, fuori vedo tanti giovani. Questi giovani di che cosa vivono qui a Sparone? Un po' di industria, la fabbrica, le IMS. Ah, funziona ancora questa fabbrica? Sì, abbastanza. Abbastanza. Infatti io lavoro lì, sto lavorando. Complimenti. Senta, a parte gli scherzi, vedo che qui le persone, cioè, malgrado hanno una certa età, sono sempre tranquille, ma soprattutto hanno una bella salute. Questo è dovuto alla zona, al fatto che siamo a una certa altitudine, al fatto che si mangia bene, qui pulito, genuino, o è dovuto, non lo so, alla moglie, per esempio, che vi cura molto bene. Che ne dice lei di questo? No, io lo conosco, sua suocera, veniva sempre per prendere le uova da me, al Birdonio, e sua figlia quella lì. Mio nipote? Sua nipote, già. Oh, è venuta parecchie volte a prendere le uova da me a casa. Caterina, la meridionale. Ho capito. Adesso lo conosco, per carità. Ho capito. Già un po' che lo conosco. Bene, grazie. Siamo qui, come ho detto prima, in un comune vicino alle montagne, un comune quasi distante da Torino, qualcosa come 50 chilometri, però c'è tanta bella gente, è una bella zona, si viene molto di più d'estate che non d'inverno, ma anche d'inverno sta diventando un posto turistico, vero? Come vanno gli affari qui? Cioè i turisti arrivano qui in questa zona? Sì, vengono. Vengono? Sì. Quindi, cosa ci devo dire? E tu sì, ci arrivano. Ecco, la signora afferma da quella parte, dice che arrivano, quindi io non posso che lasciarvi l'augurio di proseguire una vita oltre agli 80-90 anni che avete già. Vi auguro veramente tanti anni ancora di vita e soprattutto di vivere in una condizione decente e decorosa, ossia la qualità della vita al primo posto. Ma io penso che queste zone, le persone sono molto tranquille, sono molto rispettose delle abitudini, delle tradizioni. Questo è l'Italia che gli altri non conoscono, ma che noi siamo orgogliosi e fieri della nostra Italia. Grazie, buona giornata a tutti.